sulle altalenanti note di Radio Malta andiamo al Tecnomat di Ragusa ad acquisire uno scaldabagno, poiché si rende necessario. Stiamo facendo una strada, a mio avviso, molto bella, che da dietro a Palazzolo porta a Giarratana, ed è una strada alternativa che evita tutta una serie di parti che secondo me sono più lunghe, più a zig zag. Probabilmente questa strada è più dissestata, ma secondo me è più tranquilla, è meno mantenuta, ma non c'è quasi mai nessuno per strada, come potete vedere, ed è una strada che mi piace molto perché passa in mezzo a tutte queste colline. Ha appena piovuto e tutto ciò è molto bello. Ecco, c'è una parte dissestata qui, come potete vedere. Lo scopo di questo viaggio è procurarci uno scaldabagno, dopodiché installarlo, e questa volta sperare che duri. C'è un sacco di acqua, quindi qua deve aver piovuto discretamente bene. Temo che questa sarà l'ultima pioggia. Avremo una siccità mostruosa, mostruosa. E c'è sempre questa zona dove piove. Come vedete, è iniziato a piovere. E anche questa è una cosa bella, mentre noi stiamo andando sempre in quinta per consumare meno benzina possibile. Salita in quinta. Piove, piove. E siamo dotati di scaldabagno. Eccolo qua. Della Braun. 3 anni di garanzia. E questa volta lo scontrino non lo perderò mai. E guardate un po' dove stiamo andando. Nel diluvio universale. Non ce la facciamo, ci stiamo purtroppo girando di lato. Non riusciamo a raggiungere la bufera. Alla fine la bufera è proprio qui, sopra di noi. Quando siamo quasi rientrati alla base, troviamo la bufera che ancora non accenna a scaraventarsi, non si catafotte, non libera quest'acqua che trattiene. Forse ora qualche goccia, chissà. Vedremo. Vedremo che cosa ci riserva il futuro prossimo, mentre già si intravede. Stavo giusto pensando, adesso vado a prendere un bel caffè
E poi rientro a casa e scarico. E scarico lo scaldabagno. Ed ecco che come per magia incomincia il diluvio con delle gocce gigantesche. E so già che noi rimarremo qua, bloccati in auto. Io lo so. Lo so che accadrà questa cosa. Ma sì, dai, andiamo a prendere un caffè, che c'è un così bel tempo. Molto bene però, molto bene. Dovrebbe fare così tutta l'estate, sarebbe bellissimo. Pioggia, pomeriggio, pioggia sempre. Sarebbe fantastico. Vediamo se trovo spazio davanti al caffè. Vado a prendermi un caffè. E a me che cosa cazzo me ne fotte dell'acqua? Tanto è acqua. Non uso neanche gli ombrelli io. Me ne sbatto proprio. È il momento. Lo scontrino. Conservare lo scontrino. Conservare lo scontrino qui, qui. Manuale istruzioni che studieremo con cautela. Culo, plastica. Un adesivo attaccato in modo veramente vile. L'hanno attaccato in modo vile. Qui abbiamo degli accessori. Tasselli e l'ennesimo gancio, ma noi abbiamo già un gancio lì. Chissà se potremmo riutilizzarlo. Temo di no, perché questo ha la sua forma. Vediamo se per caso possiamo riutilizzarlo. Ovviamente i buchi non corrispondono. Logico. Dobbiamo per forza fare altri due buchi.
con la forza del culo. Ecco, i tasselli sono usciti con la forza del culo. Questi fuori non vanno bene, non entrano nemmeno qua e quindi vanno allargati. Se riesco a allargarli da questo lato, forse riusciamo a riutilizzare gli stessi buchi. Ho bisogno di morsa. E quest'altro lo farò a mano perché mi sono rotto il cazzo. È impossibile. Per forza usare questa cagata. Ma perché cazzo non sta dritta questa puttanata di cancro? Cancro di fanculo. Fanculo. Troppo storti. Qua sarà un bagno di sangue, io già lo so. A parte che già questi cazzo di tasselli sono. Si sono infilati nel c***o. Porco c***o. L'uso della lima. A cui mi manca il manico. Sono privo di manico. È sempre importante avere delle lime nel proprio arsenale. Ok. Forse non ve ne siete resi ancora conto, ma sono già iniziati i problemi, perché già ho dovuto adattare questa, perché i fori non hanno la posizione giusta. Ho fatto i buchi, ho dovuto rifarli un'altra volta perché non erano abbastanza. Adesso non trovo più i cazzo di bulloni. I bulloni del cazzo. Dove porca li ho messi? Dio cazzo. Dove porco li ho messi? Dove porco li ho messi? Ma è pazzesco. Li avevo in mano un attimo fa, porco. Avvolti in uno straccio, ma si può? Porco. Ok, ora questi possono. Ora hanno del gioco. E fanno al mio gioco. Vediamo se basta, ma sicuramente dovrò continuare a limare e rompermi il culo e l'anima. Il culo e l'anima. Ora, se riuscissi a girare sto porco. Porco. Ma è possibile, porco di. Porco. Porco di. Porco. Che tassello del cazzo. Che tassello del cazzo, porco. Problemi, sempre e solo cazzi in culo, per noi solamente cazzi nel culo in una quantità industriale, sempre e continuamente cazzi in culo per noi. Forse ce l'ho fatta. Ora scommettiamo che questo è troppo alto e non riesco a infilarlo? Scommettiamo? Sarà sicuro, questa cosa è sicura. Sicura. Tolgo sta lampada del cazzo. Tolgo sta decorazione della mia minchia, che so già che mi cascherà in testa. E ora scommetto che non ci entrerà. Non sembra essere molto pesante. Non ci credo. Sono riuscito a ficcargliela. Sì, ovviamente i tubi sono tutti storti, logico, è logico, ma va bene così, me ne sbatto. Ora non ci resta che tentare l'inaudito, e vedo che manca il cavo di alimentazione. Sopra lavello, vaffanculo. Sotto lavello, vaffanculo.
valvole, fermacavo, montaggio corretto. Interessante, no? Atroce. So già che tutto questo sarà una cosa atroce. Guarda che cazzone. Questo si apre proprio con l'odio e la rabbia. N e L. Ora, ma questi? Questi dove cazzo vanno messi? Che qui non c'è nessun contatto. Ah, ok, questi vanno messi qua dentro. Useremo questo cavo da 14 mm quadrati. Un cavo enorme. Un cavo di sezione enorme. Già questi fili sono in mezzo al cazzo. Vedete, pensavate che fosse uno scaldabagno? Ah, che bello, lo appendi e lo attacchi alla spina, attacchi i tubi e hai finito. E invece guardate qua, a che punto siamo ancora. Siamo al punto del cazzo in culo. Effettuiamo i collegamenti. Con odio. Stringere con odio. E ora colleghiamo la messa a terra. Ovviamente la messa a terra ha bisogno di qualcosa di più grosso. Come il cazzo di... Io devo mettere il pressacavo e non ci sono le viti. Molto interessante, vero? Molto interessante. Perfetto. Mancano le viti. Mancano due viti del cazzo qui. Qui non ci sono. Non sono in dotazione. Ora cominciano i nervi. Comincia la fase nervi, io già lo sento. Sento i nervi che ballano. Vediamo se riusciamo ad adattare un pezzo di questa guaina, perché questo è l'ennesimo cazzo in culo. Dovere adattare le cose, perché quelle in dotazione non funzionano. E quindi ci sono sempre i cazzi in culo. Voi penserete, ok, metti il passacavo e stringi. No, perché questo buco è enorme, grosso così. E quindi serve uno spessore. Che ovviamente in dotazione qui non c'è. Poi mi chiedete, ma perché bestemmi? Perché bestemmio? Perché? Guardate che cazzo devo fare. Ma perché bestemmio? Perché bestemmio quel c***o? Questo passacavo non stringe abbastanza, quindi gli devo aggiungere anche questo pezzetto. Perché bestemmi, mi dicono. Me lo chiedono sempre. Svesto, perché bestemmi? Perché bestemmio, secondo voi? Secondo voi cos'è che mi costringe tutte le volte a bestemmiare? Perché, secondo voi, sono costretto a bestemmiare ogni volta? Questa cosa non entra. Ah, sì? Non entra? Allora te lo faccio entrare io adesso. Porco cacciavite te li faccio entrare. Tom! A colpi di cacciavite, porco. Ecco che ora entra. Cazzo è, porco. Ora sì che stringe su cazzi di cavo. Questi si sono strappati. Fortunatamente sembrano interi. Non si sono rotti, perché allora sì, veramente avrei bestemmiato il signore. Questo lo posso mettere.
E ora questo dovrebbe girare così. Questo si schiaccia così. E questo si avvita. Speriamo. No. Vana speranza. Devo centrare questo. Ok. Sarà centrato? E chi lo sa? Non si vede un cazzo. Batteria scarica. Ah, devo restituirle quelle cazzo di batterie, non servono un cazzo. Ho dovuto accorciare il cavo. Ho trovato questa splendida spina italiana da 16 ampere. Così evito di usare quella merda di sciuco del cazzo. Totalmente inutile. La sciuca è una spina inutile. È una cagata vomitata. Chi usa l'asciugo non capisce un cazzo di elettricità. È veramente uno standard del cazzo. Uno standard del cazzo. Totalmente inutile. L'asciugo sono totalmente inutili. Ripeto, l'asciugo sono totalmente inutili. Forza, rantate, rantate adesso. Come si spellano i fili degli impianti elettrici? Si spellano corti, quel tanto che basta per ficcarli. Se vogliamo essere precisi, io questo lo spello lungo e poi lo rifilo, il perché lo vedrete. Ed ecco che l'ho accorciato, ora si attorcigliano un poco. L'ideale sarebbe stagnarli per bene, ma non voglio esagerare. Dopodiché la messa a terra, ricordatevi sempre al centro, premete l'isolamento e stringete, fate uscire un pochino di filo di cavo. Qui sarebbe ottimo usare i cappelletti, quelli che si stringono poi a crimpare nelle prese. Però in questo momento non ne ho e non so dove sono, quindi me ne sbatto. Come potete vedere, io sto ficcando. Vedete come ficco? Questo è troppo corto, ho esagerato. Devo allungarlo un pelino, ecco, perché sennò poi non prende bene. Ed ecco il problema che succede con queste viti a stringere. Voi stringete e la vite taglia il conduttore, quindi dobbiamo rifare tutto. Perché? Perché è un bastardo. Vediamo se riesco a risolvere questo problema, anzi questa rottura di cazzo, in modo professionale. Ecco cosa cercavo: in una scatola di vecchi transistor ho trovato questi cazzi, questi cazzi si infilano, vedete, ce ne sono diversi qua dentro, di diverse misure, in mezzo ai transistor. Si infilano sul conduttore che volete stringere con una rabbia inaudita. Ora io ne prendo tre e vi faccio vedere come eseguo. Vediamo se riesco a fare un'inquadratura decente. Io, decente, un'inquadratura decente. Praticamente io ho qua questi tre cavi del cazzo. Quando li vado a stringere, la vite avvitando mi taglia il cavo, e questo è un problema comune a un sacco di spine e prese volanti. Sono veramente progettate con il culo. E allora io cosa faccio? Ci metto su questi cappelletti, è una protezione oro fecale che posso stringere con violenza inaudita, ed è come se io stessi crimpando il cavo all'interno di questo cazzo. Ecco, vedete, ora li ho stretti con la forza del, con la forza di nel sul Sinai che si sega. Ora posso stringere con rabbia. Logicamente mi si è torto pure la punta del porco. Collegare due fili, 3 ore. Porco.
Se mi pianto il cacciavite nella mano, voi sentirete tutto senza censura, a costo di rischiare il canale. Ok, non mi sono piantato il cacciavite nella mano, quindi ho ancora un canale YouTube. Non verrò espulso dalla community. Ecco. Finalmente siamo pronti. Ora, mentre sono qua, mi piacerebbe togliere questi, ma non tolgono perché li hanno fatti in teflon super scivoloso. Porco vediamo se riusciamo a montare sta cosa, va?